a tutti e benvenuti a un nuovo video di Esplorando la Cosmesi. Oggi parliamo di un beauty tool che, diciamo così, va davvero tanto. Ma di cosa parliamo? Parliamo del Jade Roller, o meglio conosciuto come il rullo di Giada. Si vede molto spesso in moltissime riviste dedicate alla beauty routine, alla skin care, ma anche in centri estetici altamente specializzati per effettuare dei trattamenti viso. A che cosa serve? E soprattutto, è davvero così utile oppure ci sono un po' di falsi miti in giro? Allora, innanzitutto si deve, vi spiego un attimo come è fatto questo oggetto. Si tratta di un roller, quindi comunque uno strumento costituito da delle parti ovali costituite di pietra naturale. La pietra naturale, che può essere in questo caso come jade roller, appunto di Giada, appunto una pietra verde. Può essere anche, però in commercio si può trovare in quarzo o anche in ametista, che è una pietra invece che tende al viola. La cosa che accomuna questi tipi di pietre è che sono delle pietre dure naturali. E qual è la caratteristica più importante di questo tipo di oggetto? Che praticamente serve per coadiuvare quella che è l'azione di assorbimento dei prodotti cosmetici che vengono applicati sul viso con lo e décolleté. E questa tecnica di utilizzo di queste pietre naturali non è stata scoperta, diciamo, nell'ultimo periodo. In realtà, diversi studi nella storia hanno dimostrato come le pietre naturali, l'utilizzo delle pietre naturali dalle nobili donne orientali erano largamente utilizzati. Verosimilmente come funziona? Allora, sono dei rulli massaggianti veri e propri che hanno una dimensione ridotta perché sono dedicati alla parte del viso ed è costituito da è asimmetrico, quindi abbiamo una zona un po' più piccola e un'altra un po' più grande. Questa zona più grande è dedicata alle parti del viso un po' più ampie, quindi guance, zigomi, fronte, e invece la parte un po' più piccola è dedicata per delle zone un pochettino più costiche, comunque da poter fare con questo rullo massaggiante, che sono la parte del contorno occhi e la parte del contorno labbra. E verosimilmente a che cosa serve? A che cosa serve? Serve proprio a garantire una elasticità e tonicità alla muscolatura comunque del viso, e dà proprio un aumento della microcircolazione capillare e un aumento anche di quello che è l'assorbimento dei prodotti cosmetici che vengono applicati giornalmente. Inoltre, la proprietà delle pietre dure, la caratteristica più importante per cui questo strumento viene fatto in pietre dure, in quarzo piuttosto che giada, è proprio perché è in grado di mantenere una temperatura fredda anche a temperatura ambiente. Verosimilmente, se noi lasciamo lo strumento nel nostro bagno, comunque a temperatura ambiente, rimarrà sempre a una temperatura inferiore a quella ambiente o comunque a quella del nostro viso, che è a 36 gradi e mezzo. E addirittura molti consigliano, per uno dei migliori risultati, di metterlo in frigo prima dell'utilizzo. Come può essere utilizzato nel corso del tempo? Sicuramente quello che consiglio è l'utilizzo di basta uno strumento, oppure sempre in forma, diciamo, ridotta più piccola, se ne possono utilizzare due in contemporanea. La cosa più importante è quello di applicare e utilizzare questo strumento sempre dopo un'accurata detersione, un'accurata idratazione. Vi sono anche degli altri strumenti simili a questa tipologia che hanno apportato, insomma, come delle piccole modifiche. Sono presenti come delle micro protuberanze, una sorta di aghi, un rullo a piccoli aghi, chiaramente non sono degli aghi veri e propri, però che consentono di effettuare delle micro lesioni a livello della pelle per far assorbire ancora di più i principi attivi contenuti all'interno dei prodotti cosmetici. E chiaramente sono dei prodotti che sono presenti in tantissimi centri estetici e che vengono utilizzati proprio per i trattamenti intensivi, per lo più anti-age a base di acido ialuronico. Spero che questo video vi sia stato utile, vi consiglio davvero di utilizzare questo prodotto, comunque inserirlo nella vostra beauty routine, e nel prossimo video vi farò vedere come utilizzarlo, quali sono le tecniche appunto per utilizzarlo al meglio. Ciao, a presto!